Eder. Mech. Palliser. Mercoledì 18 settembre sono iniziate le operazioni preliminari nelle acque di Porticello per il recupero del relitto del Bayesian, un lussuoso maxi yacht che è affondato il 19 agosto. Raggiungendo una profondità di 50 metri, questa impresa complessa vede coinvolte diverse entità, tra cui la Marina Militare, che ha già recuperato alcuni hard disk e altre strumentazioni tecniche. L'obiettivo è ricostruire la catena di eventi che ha portato all'inabissamento del natante. Tuttavia, il vero enigma ruota attorno a due hard disk appartenenti a Mike Lynch, i quali potrebbero contenere dati di inestimabile valore. Il recupero del relitto del Bayesian è un'operazione delicata che coinvolge la Capitaneria di Porto per la supervisione del monitoraggio ambientale e una ditta privata incaricata del sollevamento del relitto. Questa procedura deve essere gestita con estrema cautela, poiché a bordo sono ancora presenti circa 18.000 litri di carburante. Un eventuale sversamento potrebbe provocare danni ambientali significativi, rendendo il compito ancora più arduo. Il naufragio del Bayesian, un'imbarcazione di 56 metri con un albero maestro di 70, ha avuto esiti tragici, causando la morte di 7 persone. Tra cui il noto magnate della cybersecurity Mike Lynch e sua figlia Anna. Le circostanze che hanno determinato l'incidente sono ancora sotto inchiesta. Gli investigatori stanno esplorando varie ipotesi, tra cui quella secondo cui l'imbarcazione potrebbe essere stata colpita da un downburst. Un fenomeno meteorologico improvviso e violento caratterizzato da raffiche di vento che possono raggiungere i 100 km orari. Un punto focale delle indagini riguarda i due hard disk appartenenti a Mike Lynch. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, questi dispositivi sono descritti come un archivio digitale crittografato, potenzialmente contenente informazioni di valore inestimabile per le agenzie di intelligence di tutto il mondo. Lynch, fondatore della società di sicurezza informatica Autonomy e collaboratore di agenzie come il MI5 e la NSA, era noto per portare sempre con sé questi dispositivi, che ora giacciono nel relitto del Bayesian. Sebbene il contenuto degli hard disk rimanga sconosciuto, si sospetta che possano custodire documenti segreti di alto livello. Il relitto del Bayesian è attualmente sotto sequestro, e le autorità stanno mantenendo una stretta sorveglianza su di esso. Finora, nessun effetto personale delle vittime è stato recuperato, aggiungendo ulteriore mistero alla vicenda. La comunità internazionale osserva con grande interesse le indagini, consapevole dell'importanza dei dati che potrebbero emergere dagli hard disk criptati di Lynch, alimentando speculazioni e interrogativi sul naufragio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!